Diamo inizio a questa terza edizione dei Nidi di Ragno. Cioè, vi chiediamo di essere parte di un gesto artistico insieme a noi. Diamo inizio a un rito collettivo. Conchiusa la pace e stabilita fra le parti in virtù del compromesso con gaudio universal, con infinita sua lode, pubblicolla il giorno appresso, riservando nei patti ai modanesi la secchia e il re dei sardi ai bolognesi. Nel resto si dovean tutti i prigioni, quinci e quindi lasciar liberamente, e le terre e i confini e lor regioni ritornar come fur primieramente, così finir le guerre e le tensioni. Lasciandosi cadere dalla torre della Ghirlandina il 27 novembre 1938, Formigini trasforma il Quadratino in una delle più belle piazze d'Italia. Ai piedi della Ghirlandina, il tovagliolo del formaggino lo avrebbe voluto chiamare così, irrompe la memoria del male. Queste sono le parole di Alberto Cavaglione, che abbiamo il grande onore e la fortuna di avere qui con noi oggi. Questo tovagliolo, questa piazza, che è una delle più belle piazze d'Italia per tutti noi, ha un vantaggio, che è dedicata a un editore che nel riso ha cercato la salvezza della vita, come suona il motto della sua casa editrice, che ha contribuito alla memoria di Tassoni, ma soprattutto ha dato i classici del ridere, come vedremo poi nel prosieguo della nostra camminata oggi. Lui sognava di fare il museo del comico, la casa del ridere, ma la cosa importante su cui vi invito a riflettere è che questo museo ci aiuta a guardare in alto, a non pensare in negativo alla storia, ma a concepire la storia nella sua positività. Perché quelle vignette, quelle caricature, quei primi libri, l'idea stessa di fare una casa editrice, Formigini la coltivò in trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Là dove sono conservate le sue carte, nella biblioteca Estense, c'è il progetto. Formigini fa un richiamo ed è una domanda implicita quella che lui fa, ed è la domanda alla patria e all'italianità. Allora, quello che noi percepiamo nella rigidità di questa forma, della scatola, noi la ritroviamo in parte in quella che è la prima lapide che viene posta quassù, che è quella che ricorda l'annessione dei territori modenesi al Regno d'Italia e la piemontesizzazione di cui parlava Alberto prima. E da questa lapide già una forma a questo spazio che chiede che qui ci siano i morti per la patria, e riflettiamo cos'è patria e cos'è memoria. È necessario ogni volta morire per essere ricordati in patria? È necessario il sangue? È necessaria la guerra? La torre, che nella leggenda dei modenesi prende il nome proprio dalla comunità ebraico-spagnola, che il ricordo della Giralda di Siviglia storpia il nome, e da allora questo nome, modificandosi, arriva fino ai giorni nostri, si chiama Ghirlandina. È una leggenda che i modenesi si tramandano e che comunque indica immediatamente nel nome, come in forma sincopata, una unione strettissima con ciò che c'è di fronte, cioè il ghetto. Incredibilmente, per un destino. Il 22 aprile del 1945, proprio qui, viene trovato il cadavere di una persona sconosciuta, a cui non si sa dare un nome. È maciato, denutrito ed è morto, è stato ucciso nei combattimenti per la liberazione di Modena. Ha solo una foto sua in tasca e la foto viene attaccata sul muro della Ghirlandina.
È da lì, perché qualcuno poteva conoscerlo, poteva dire chi era questa persona. È da lì altre foto saranno attaccate in modo assolutamente estemporaneo dai passanti, dai modenesi. E quella è l'origine di quello che voi vedete adesso, il sacrario dedicato alla Resistenza. Mi piace pensare che davanti allo sguardo incrociato di queste due statue, anche un giovane con simpatie neofasciste o negazioniste sentirebbe tremare la terra sotto i suoi piedi. L'Ateneo di Modena ha più o meno gli anni della Ghirlandina, grosso modo. Quindi noi anche qui siamo in un luogo con migliaia di storie stratificate, insomma, nei secoli, quindi creiamo questi punti di caduta che noi chiamiamo luoghi di memoria e che in realtà sono un'astrazione spazio-temporale che condensa alcuni significati in un punto individuato o in modo arbitrario o perché qualcuno ha chiesto ai posteri che quel luogo venga ricordato. Siamo di fronte, dal punto di vista del luogo di memoria, a una delle due lapidi che Modena conserva, ma che sono quindi una memoria visibile, ma nascosta. È necessario entrare in università per vedere questa. Qui c'erano i cenacoli marinettiani, il futurismo a Modena nasce qui, nelle vie laterali a questo Ateneo, quindi un luogo che anche dal punto di vista culturale si era molto esposto e aveva preso una posizione dal punto di vista anche filosofico marcatamente antisistema, talvolta non fascista, antifascista, ma antisistema. Il protagonista, Antoine Fleury, costruisce aquiloni che lui chiama con uno strano nome africano che rimanda a tutto ciò che ha un alito di vita. Nyamas, aquiloni con il viso di De Gaulle, di Petain, i tedeschi che occupano il suo piccolo paese in Normandia, lo costringono a farli volare bassi, lo perseguitano. Quando viene a sapere degli arresti del Bel Div, la sua consapevolezza politica cresce. Viene a sapere dei bambini confluiti a Chambon-sur-Lignon e assistiti dal pastore André Trocmé. Parte, raggiunge quel luogo, continuerà a costruire Nyamas per quei bambini fino a che viene arrestato e deportato ad Auschwitz. Ma nemmeno lì si ferma e prova a costruire aquiloni anche nel gelo della Polonia. Ho dovuto rifare una ventina di volte sia il Jean-Jacques Rousseau sia Montaigne e perfino Don Chisciotte, quel grande realista misconosciuto che aveva proprio ragione quando attorno a sé, in un mondo in apparenza pacifico e familiare, vedeva dei dragoni schifosi, mostri che avevano imparato alla perfezione a ingannare e mimetizzarsi sotto l'aspetto di un bravo uomo che non saprebbe far male a una mosca. Questa è l'unica speranza che possiamo avere per curare appunto la memoria, che oggi è una parola malata, per aiutarla a guarire, per riavvicinarla alla storia. Quindi non possiamo non rimanere soggiogati dalla,
imponenza dei libri, delle carte di Formigine che sono conservate qua, sono state esposte in alcune mostre, alcuni cataloghi anche recentemente, veramente bellissimi, i suoi libri, tutti, l'apologia, pensate che ha fatto, non solo i classici del ridere, ma l'apologia delle religioni, affidò ai massimi studiosi di teologia dei volumi sull'apologia dell'ebraismo, l'apologia dell'ateismo, Buonaiuti fece l'apologia del cristianesimo, aveva queste idee geniali, fu un editore sfortunato per l'esito, ma fortunato dal punto di vista dell'impresa commerciale, la Treccani l'ha inventata lui, Gentile gliel'ha rubata, ma l'idea di un'enciclopedia che colmasse tutte le lacune dello scibile umano era venuta a lui. Formigini raduna vari intellettuali, vari editori, ma anche illustratori e personalità del tempo, li chiama tutti nella una splendida villa di campagna alla Fossalta, dove si era celebrata l'epica battaglia, no? Tra modenesi e bolognesi, e di fatto con questo gesto, che è un gesto forse per certi aspetti il meno intellettuale che potremmo pensare, cioè a tavola, e soprattutto il più autoironico per come è il registro che Formigini imposta, dà avvio alla sua attività come editore. Un editore di libri belli, come diceva lui, anche per il formato di libri che vanno a ruba in tutti i sensi, quindi sono anche facili da rubare oltre che da comprare. Questo è uno dei tanti esempi, dei tanti volumi di formato vario, di lingue varie, provenienti da culture di fatto di tutto il mondo, la cui carta con cui appunto avvolge i suoi volumi è fatta disegnare da lui, è realizzata da lui, è sempre simile e reca, diciamo, quasi il suo insegno, il suo blasone, AFF, Angelo Fortunato Formigini. Dicevo appunto, lascia in eredità alla sua città questa memoria, questa casa del ridere, oltre al suo archivio, ovvero una collezione di volumi, di testi che parlano del riso, del ridere, in tutte le civiltà, le culture, le epoche storiche, le lingue. Per un po' di anni, anche ancora dopo la guerra, già c'era di fatto più o meno dimenticato. Fortunatamente e formiginianamente è stato poi via via recuperato. Oggi è un archivio catalogato, fruibile, visibile, ed è visibile appunto in questo luogo, che è un luogo molto serio e paludato. Sapere che sotto i nostri piedi, nei rigorosi compattatori a temperatura standard, c'è ancora Formigini che se la ride, penso che sia in qualche modo qualcosa di uno scherzo che tutto sommato è ben riuscito e che appunto ci dice tanto di questo personaggio. Ho pensato al fiume. I fiumi li chiamano strade che camminano. Che immagine indovinata. È la sola strada che mi rimane aperta. Con quale altro mezzo andarmene da qui? Perché andarmene bisogna. Se no è la morte per me e anche per te, mio povero Paul, mio povero innocente. Ma come traversare questo enorme cerchio di terra pieno di Gauleiter, di Gestapo, di SS? La ferrovia? Perché le stazioni sono guardate. L'automobile? No, perché le strade sono guardate. L'aeroplano? No, perché gli aeroporti sono guardati. Non rimane che il fiume. Questa città nella quale viviamo è soffocata dalla terra. Guarda una carta. Siamo nel cuore dell'Europa. Terra da ogni parte. Terra, terra, e la terra strozza l'uomo, lo stupidisce, lo porta alla disperazione. I tuoi occhi, le tue mani, saresti un sasso in una tela di ragno, e io alla mia tela di ragno ci tengo. Ci ho lavorato a lungo, con pazienza, e mi pare anche riuscita bene. Mi farà onore. Libertà!
Non è vero? Sì, libertà. Libertà? Che le prende? Perché ride? Libertà! Ma sì, rido per non gridare il mio entusiasmo. Il riso è un mantello, il riso nasconde, e senza mantello come reggere alla lettera della signora Goertz? La morte di sua moglie è così simpatica che suscita in me una irrefrenabile ilarità. Ho scelto questo testo perché sono profondamente convinto che i libri siano un particolarissimo luogo della memoria. Nei libri c'è la memoria del mondo, non in forma di memoria, ma in forma di elaborazione culturale di un pensiero, di una storia, di una narrazione. E spesso all'interno di questo intreccio i luoghi hanno un ruolo molto importante, fanno una parte importante, rivestono una parte fondamentale. Spesso nella lettura di testi poetici o narrativi o saggistici, come quelli di Alberto Cavaglione, ritroviamo la ragione profonda non tanto dei luoghi che anche noi frequentiamo, ma di una sorta di metodologia di avvicinamento a questi luoghi. Mi sono spesso interrogato, seguendo il lavoro di Archivio Z, sul fatto che noi siamo coinvolti in questa forma di elaborazione che ci appartiene e ve la mostriamo. Ma forse la prossima lettura può offrirvi un elemento di riflessione che finalmente appartiene totalmente a voi che partecipate a questo incontro. Ecco, perché questo elemento è un elemento sussultorio che appartiene ai luoghi. Anche qui nessuna didascalia, nessun ordine, nessuna canzoncina preconfezionata, ma c'è qualcosa che nasce dal profondo e che sempre tantotto ci impegna. Io, tardo biciclettaro, non mi sento più sicuro in nessun posto, ma esistono tuttavia i meravigliosi colori delle piante, anche infestanti. Dai colli euganei, alle lagune, alle prealpi, alle Dolomiti, a tutta la nostra benedetta e maledetta Italia, a tutto il nostro benedetto e maledetto mondo.